Dall'inferno al paradiso, una vera e propria odissea, la 18enne campionessa ucraina di ginnastica ritmica Victoria Onoprienko è arrivata a Pescara intorno alle 4 di questa mattina. È stata salvata di fatto dall'armonia d'Abruzzo della presidente Anna Mazziotti. Irina Dobrowolska, madre di Elisa, atleta gold del sodalizio di Chieti, e Claudia Simeoni, referente di giuria di ginnastica ritmica, si sono messe in viaggio volando sino a Budapest. Dalla capitale ungherese con una macchina hanno raggiunto il confine slovacco, dove hanno preso e tirato fuori dall'orrore della guerra Victoria, che sabato gareggerà a Napoli con l'Armonia nella terza tappa del campionato. La Russia è un aggressore e loro praticamente fanno fatica a vivere e non capiscono come è possibile nel 2022 che è successa una cosa del genere. Come è possibile che hanno ammazzato, che stanno ammazzando i bambini e la gente senza un motivo, senza niente. Le bombe cadono sugli asili, sulle scuole, cioè dove c'è la gente civile e quindi la gente sta morendo senza un motivo, non guardano chi sta dentro. Il suo padre è praticamente rimasto a Kiev, che sta bombardando, cioè che sta nella difesa, e quindi lei è molto preoccupata per suo fratello, che è comunque un ragazzo giovane di 20 anni, che sta con la nonna perché non può uscire da Kiev, non può praticamente spostarsi in un'altra regione. E poi dice: io sono qui per rappresentare il mio paese, Ucraina, per far vedere che nonostante la guerra io ci sono. L'armonia è come una famiglia per lei. L'armonia sì. Sì, è stata difficile, è stata molto dura farla venire qua, praticamente grazie a Anna Germana, grazie a tutte le persone che sono state accanto, perché tutte siamo state molto unite, la nostra società. Germana Germani è stato un miracolo, possiamo dirlo, senza tema davvero di essere smentiti, no? Assolutamente sì, diciamo che è stata un'epopea. Noi l'abbiamo chiamata che lei era sotto un coprifuoco, stava correndo perché si sentivano proprio le sirene per telefono. Abbiamo organizzato questo tutto in un'ora, abbiamo prenotato gli aerei, i taxi, tutto quanto e sono partite l'altro ieri notte all'avventura queste due donne, la signora Dobrowolska e Claudia Simeoni, che è la referente di giuria, partendo all'una di notte. E arrivando ieri mattina lì a Budapest, prendendo un taxi, e questo taxi per 800 km l'ha portata in questa terra dove non c'era niente. 800 km di nulla, fino al momento in cui sono andata al confine e siamo riusciti a prelevarle. Enrico Paolini, intanto ecco la sensazione, perché sentire parlare Victoria, che esempio questa ragazza, 18 anni, ne ha vissute di tutti i colori in questo lasso di tempo. Se mi posso permettere, lei è un esempio veramente unico, però devo dire che la ginnastica ritmica, per esperienza lo dico, seguendo la ritmica d'Abruzzo, le forma in un modo pazzesco. Si allenano 7-8 ore al giorno, tutti i giorni per anni. Dirà questa formazione mentale, no? Assolutamente, se noi scherzando, diciamo, sono come soldati, ma non soldati della pace, non della guerra, perché hanno una formazione, una disciplina pazzesca. Beh, soprattutto l'organizzazione per riportare questa ragazza in Italia, credo che sia stata perfetta sotto tutti i profili. Sì, c'è poi anche in queste cose c'è anche un po' di fortuna, un po' di passione, di volontà, di cuore, perché è chiaro che quando sono partite le nostre, dopo aver organizzato l'aereo, il taxi, la macchina, per esempio a un certo punto non gli hanno dato la macchina e no, hanno dovuto prendere un taxi con un privato, hanno dovuto cacciare i soldi contanti perché non funzionavano le carte di credito, c'è di tutto. Quello che posso dire è che Armonia d'Abruzzo, Germana Germani in particolare, che l'ha organizzata fisicamente quasi con le signore, ci ha messo tutto. Io personalmente do una mano, avendo un'esperienza organizzativa e di visione, ma devo dire il cuore in questo caso è stato più importante della ragione.